libertà durante il concerto Fumare. Voi sapete che l'idea di campus, il mio campus, è quella di lasciare quel pianoforte come feticcio. Cioè la grande sfida è dire il pianoforte fa parte della mia vita, è un modo di fare canzoni, però sta lì. E adesso c'è un altro modo di stare insieme, che è questo qui, molto più tranquillo, umano, è quello di suonare. Quindi loro mi hanno detto: senti Antonello, tu hai fatto tre anni da solo col pianoforte raccontando, io al racconto non ci rinuncio, però ritornando in quella scatola. Adesso riesco da quella scatola e la mia scatolona sono loro. E la grande sfida è fare i grandi pezzi fatti col pianoforte, pensati col pianoforte, invece con loro. Quindi loro a sto punto si sentono dei pianoforti. Siete tutti i pianoforti. Ho sfidato il destino per la prima canzone. Io ho avuto la fortuna di stare nello stesso albergo di Bob Marley e di fare tre piani di ascensore con Bob Marley, il quale al secondo piano mi ha invitato alla sua festa, lui faceva il concerto il giorno dopo e mi ha invitato in un appartamento dell'hotel Hilton, si può dire, di Milano, e mi ha invitato a una torta, mi aveva conosciuto dentro questo ascensore, ho detto ammazza Bob Marley, io ho fatto, non poteva dire ammazza Venditti perché non mi conosceva. Ecco, comunque insomma l'ho fatto io, ecco. E poi però gli hanno spiegato chi ero, però c'è stata questa cosa e io ho detto cazzo Bob Marley, quello ha fatto. A me piace al di là del fatto del suonare, quindi mi piace che racconta delle storie. Poi Antonello vabbè, è chiacchierone, quindi Cinzia cantava le sue canzoni e si scriveva i testi sul diario per sentirli veri. E proprio nell'ora di religione, quando tutto il mondo sembra buono, anche il professore lo va. Secondo me è carino il fatto che uno possa sia suonare e in più dietro la facciata di un uomo che sta lì a suonare c'è anche una persona che ha una vita divertente, interessante o ha delle cose da raccontare che molte persone magari non sanno. Al casello di Milano, a Lodi, c'erano migliaia di persone che facevano l'autostop per andare giù al sud. E io vedo uno uguale a Bob Marley, ho detto ma io sogno son desto e ho beccato questo Piero. Suonava solo la musica reggae e i suoi capelli erano serpentine di Medusa Marley. Sì, a seconda delle serate dice cose diverse, ripete certe volte le stesse storie. Un figlio nuovo di zecca da crescere bene. Destinazione San Siro, con tutto quello che avevano in tasca, un indirizzo sicuro e lo stadio era pieno. Inizia il suo veleno e lo adesso io smetto di parlare, anche perché se non canto più. Non avete mai visto un concerto che inizia così? Scusa, guarda che il concetto è questo. Se non prendi questo e prendi lo, non sai perché fanno, capisci? È un concerto che inizia con l'aspirina, una grande invenzione tedesca.
No, non mente. Secondo me no. Secondo me lui è sempre vero. Voi sapete che io, il mio nuovo sponsor, anzi il mio vecchissimo sponsor è questo, la Bayer, la Aspirina F. Questo, non sapete che questo concerto e tutto il campus in questa cosa, questa sera è sponsorizzata dalla Bayer. È aspirina effervescente, io questa, se non ho questa in un campo non comincia niente. Primo. La cosa fondamentale è, secondo me, lo dico ovviamente da musicista, è di non fermarsi all'apparenza e all'immagine. Cioè l'immagine è un punto d'arrivo, la propria immagine non è un punto di partenza, la propria immagine è un punto d'arrivo, perché tu devi sapere chi sei, cosa vuoi, ed è un processo faticoso che ognuno di noi deve fare con fatica e con studio. Stare insieme a te è stata una partita, va bene, hai vinto tu e tutto il resto. Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo, in questa nostra storia sono io che vado a fondo. E ci vorrebbe! E ci vorrebbe! Perché ho visto tipo 23 brani, cioè se si mette pure a chiacchierare. Lo vedi, sto venite con la branda. E se amor che nulla amato, amore, amore mio, perdono in questa nostra. C'è stato un periodo nella vita mia in cui tutto mi diceva veramente male. Però nel momento in cui mi diceva male, rispetto agli altri, quando va male va proprio male, a me mi diceva in realtà benissimo. Venditti che si abbandona la chiave, bisogna fermarlo a un certo punto, perché se fosse per lui farebbe, i concerti diventavano di 5 ore. È perché parla sempre lui. Io avevo il complesso di Buona Domenica, perché venivo fuori da sotto il Segno dei Pesci, Modena, e mi sono reso conto un giorno che andavo appunto in un albergo, sono andato in un albergo, e mi hanno detto, il portiere mi ha detto, Venditti, abbiamo avuto anche qui la signora Zanicchi l'altro ieri. Ho cambiato pubblico. Questo posto noi l'abbiamo chiamato garage, volutamente una cosa interna nostra, però è un buon garage. Erano 3 anni che non suonavamo più insieme con questa band, qui la situazione è un po' più, diciamo, rock. Successo, via il piano dentro le chitarre. Sì, funziona, innanzitutto perché i 3 chitarristi sono bravissimi. Tanto il telefono non squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo. Buona domenica. Situazioni con 3 chitarre non penso l'abbiano fatte mai. In questo caso sono fortunato. Perché non provi a divertirti? Abbiamo fatto 3 concerti, diciamo, prova fino adesso. E come sarà il concerto del prossimo tour? Non si sa ancora. Questi tempi dedicati al che lui parla con il pubblico. Non lo so, da vedere. Per cui, secondo me, da una parte la gente ha riscoperto anche le sue capacità di racconto, la sua dialettica, perché comunque è una persona che si esprime anche in modo, come dire, come nella musica, insomma, dice tante cose e sono sempre dei racconti anche interessanti. Ciao, buona domenica, davanti alla televisione, con quegli idioti che ti guardano e che
giocare. Noi nel 92, quando facevamo questi mega eventi, stadi, eccetera, eccetera, c'era un palco di un bocca scena, sarà stato 70 metri, andava da una, da una tribuna all'altra del Flaminio, per fare un esempio, e lui se la faceva di corsa avanti e indietro, quindi era anche bello atletico. Adesso è passato un po' di tempo, non lo so se ce la fa, ma staremo a vedere che ci vuole. Chi è che ha pagato di voi? Per nessuno. No, perché il pubblico pagante, no, capito, è un'altra cosa, io mi permetto di provare, insomma, perché voi non avete pagato un cazzo. Quindi, cioè, scatta applauso automaticamente, no? Cioè, nel gratis, nel gratuito c'è anche la possibilità di errore. Infatti De Gregori dice sempre l'applauso del pubblico pagante, no, cioè, pubblico è pagante, quegli altri non hanno pagato e incontrano un cazzo. Si ha e... Io la rifarei questa qui, penso. No, io ci suono lo conosco dall'87, ci suono dall'88, è cambiato. Quella strada eravamo io e te, e la gente che correva e gridava insieme a noi. Tutto quel che voglio pensavo è solamente amore, ed unità per noi. Che meritiamo un'altra vita, giusta e libera se vuoi. Corri amore, corri, non aver paura, che devi, che ti manca una casa tutta. Sto qui all'aria condizionata, quindi adesso faccio, sconvolgo. Cominciamo a... No, una la voglio fare, quella lì, ecco, perché... Che è? Dilettante. Tu capisci che per risolvere un problema... Altro che caramelle. Presente Ventelan. Capito? Servono antinfiammatori. Vabbè, ma si può cantare anche senza voce. Ed il rock passava lento sulle nostre discussioni. 18 anni sono pochi. Questo spirito che aleggia di cosa nuova è come aver trovato un terreno dove potersi sperimentare, no? E questo è molto bello. Devo dire che ci voleva. Giusta e libera se vuoi. È nata sotto il Signore. La maturità dei grandi artisti arriva a una certa età, secondo me, non arriva quando sono pischieri.